Ciao Patri, siamo in ritardo. Siamo stranamente in ritardo. Io sono pronto da tantissimo. Pronti? Partenza. Via. Direzione Livigno. Carosello 3000. Serbatoio mezzo pieno. Let's go. Guarda che tramonto. Partenza la mattina presto. Direzione Rifugio Cassano. Bello questo sole in pieno volto. Che è un rifugio abbandonato. Rientriamo sulla valle del Carosello 3000 tramite un trail naturale che dovrebbe essere molto interessante e poi andiamo a sciogliere i nostri ormai stanchi muscoli sui flow trail del Carosello. Non ti ho detto che la salita per arrivare a questo rifugio ha una pendenza del così. Patrick, hai portato la maschera? Sì. E tu? Certo. What a landscape! Si entra in Svizzera, disattivare tutte le connessioni dal cellulare. Tranne sul cellulare di Patrick, che non serve. Forse questa volta ho sbagliato i calcoli. La turchiaggine non ha limiti. Sei stanco? Giusto un attimo, Buongiorno Matteo. Ciao, buongiorno. Mi raccomando. Pietro Allevero, l'Ignasco, comunque quella giù a destra, diciamo, c'è una mezza traccia che scende, che va giù verso la Svizzera, invece a sinistra non vedrete tracce, dovete scendere per Prati. Ragazzi, ci siamo. Mattina presto. Peraltro siamo ospiti del Allegra Hotel, che è esattamente di fronte agli impianti del Carosello 3000. E questa è la combricola di oggi. Ospite d'eccezione che ci farà anche da guida, Jessica. Ciao, ciao ragazzi. Ci siamo portati in quota con gli impianti perché il giro di oggi ha già abbastanza dislivello. Dal Carosello partiamo, facciamo tutto un trail che scende in questa vallata, quindi un po' di discesa per iniziare e poi ci avviamo a fare queste creste e prendere un trail che dovrebbe essere molto tecnico, che riscende in valle e poi risaliamo al Carosello 3000 e andremo a farci un trail un po' più rilassante. Let's go! Let's go! La mattutina di Livigno è qualcosa di indescrivibile. Ma che bellino! Eccoci arrivati alla salita per la nostra meta. Momento della svestizione. Matteo va su ripida! Abbastanza. La salita già mi è tutto la prima vittima. Matteo spinge. Che ripidità, ragazzi. Compagni di spinta. Due uomini senza gambe. Ok, siamo più o meno a metà salita e qui c'è una deviazione. Quindi per evitarsi il resto della salita estenuante, si potrebbe prendere questa deviazione che attraversa in costa il versante di questa montagna e poi scende con un trail molto bello della Malga Federia. Quindi questa potrebbe essere la variante più semplice di questo tour che stiamo facendo noi oggi, ma a noi ci piace far fatica. Ci sono due modalità per il pit bike. Mostracele. Una è per il kill out e l'altra espera il turbo loco. Vale anche per la salita? Vai Matteo, ultimi colpi di pedale. I miei ultimi. Madonna, prendiamo un altro sentiero se vogliamo in base al tempo e via. Noi facciamo in legno, loro li fanno in ferro.
Siamo arrivati in cima al Passo Cassana. Da qui parte un trail che collega la Svizzera con la località di Livigno, Carosello 3000. E sarebbe anche questo un ottimo giro. Si scende a valle, si arriva appunto in Svizzera e poi si aggirano tutte queste montagne. Mentre noi abbiamo optato di salire su questo versante e proseguire in cresta. Matteo! Matteo, Italia! Italia! All'Augen! Wow! Matteo, torni su. Ghiaione, troppo, troppo figo. Torniamo su a rifarlo. Mira mia madre, por la mia vita loca. Che modalità usiamo, Stefano, adesso per i Pit Viper? Turbo loco. Bellissima! Lo devo mollare un po' di più, che figata, grande Patrick! Marmotta! Sgrebbato su una cacca. Per trail come questi serve lo shit guard, non il mud guard. Permesso signore, grazie. Alpe Federia. Sì. Sì. Rimettiamo i calzini di lana per Patrick. Ragazzi, ho trovato cosa fare domani. Tutti frutti, epic, checkpoint 10. Ti fanno il timbro? Fanno il timbro, secondo me potremmo ingannare, fare questo oggi. Così domani non dobbiamo passare qua e facciamo il record, diciamo. Bello, che c'è tutti i frutti. Vai, butta! Gelatina al sole, eh? Ce l'hai la mascherina, Marco? Sì, ce l'ho la mascherina. Up again! Ragazzi, finito il nostro giretto, ci buttiamo nel bike park. Direi un bel roller coaster per iniziare. Sempre pronto per un roller coaster, ovunque sia. Roller coaster! Woo!
Stallonala! No, mio pantonello! Matteo ha fatto un no spestalmente violento che ha stallonato e ci abbiamo i sassi dentro al copertone. Avevamo quasi passato un'intera giornata senza neanche un problema di forature, ma ci pensa Matteo. Certamente, vi ricordate che la noia è proprio una bruttissima cosa, anche se ti diverti in bici, girando, eccetera. Questi piccoli inconvenienti comunque rallegrano la giornata, fa un po' di gruppo, vedete? Poi la gente si rilassa, è bello. Cambio di assetto per la squadra, modalità bike park. Ci siamo! The bomb! The bombing! Okay. 3, 2, 1, pronti via, Bikers United! Vamonos! Stai calmo, stai mando! C'ha fente! Via voi! Comunque di fronte a esserci resi conto di questa salita molto ripida che abbiamo affrontato questa mattina, partiamo a fare il Lonely Planet, nuovo trail del Carosello 3000. Oh yes! Che prevedono di aprirlo per il mese di agosto. Non c'è ancora una data certa, però intanto noi lo possiamo fare in anteprima. Onore a Jessica. Addirittura. Wow! Lonely Planet! Muy intrigante. Wow. What the view. Oh yeah. Bello quella. Ciao ciao sole. Pulizia e la manutenzione,
sempre fondamentali. Bici pulita, bici funzionante. Molto bene, giro particolare su vallate che tra l'altro mai viste, anche se è una vita che vengo qua a girare il video, e quindi è sempre un piacere, compagnia fotonica con Jessica e tutto il team del carosello, tutto molto bello. Birra meritata, pronta impianti, carosello apre, bike. Pensavate che fosse finito e invece ci siamo alzati alle 6 di mattina per andare in cima al carosello 3000, che è aperto dalle 6 di mattina e dà la possibilità di salire in cima al carosello per fare o una lezione di yoga o, come nel nostro caso, colazione in quota e prima discesa con questa bella brezza di Livigno che sicuramente ci sveglierà. Ci aspettiamo giù, Matteo! Ombre lunghe ieri sera, ombre lunghe anche questa mattina. Buongiorno mondo! Qua ragazzi, 7 di mattina e stiamo già studiando nuovi itinerari. Perché poi ce n'è un altro, quello lì, esatto, il sentiero, vedi che... Ragazzi, a noi non resta che salutarvi. Iniziamo la nostra mattinata con il trail H-Dream. Ringrazio tantissimo Jessica per averci accompagnato. Grazie a voi, sempre un piacere. E alla prossima. Venite a trovare Carosello 3000, che è uno spettacolo. Ciao!